Pilapul, Pilapul, Pilapul. E allora, sempre qui dal Teatro Rossini di Gioia del Colle, come annunciato, siamo con il direttore del Museo Archeologico, del Parco Archeologico di Monte Sannace di Gioia del Colle, del Castello di Gioia del Colle, dottor Fabio Galeandro. Grazie per essere qui, per essere qui con noi in questo splendido teatro che abbiamo in un certo senso un po' riaperto. Però, a proposito di riaperture, forse anche sui musei possiamo dire qualcosa, è così, dottore? Assolutamente. Innanzitutto, grazie a voi per l'invito. Possiamo dire che da lunedì scorso fortunatamente abbiamo riapreso le nostre attività, per ora limitatamente al lunedì e al venerdì, però con una sorpresa per i visitatori, nel senso che siamo tutti gratuiti. Cioè, tutti i siti statali della Puglia afferenti alla Direzione Regionale Musei, che è l'organo periferico del MIBAC, sì, che gestisce tutti i musei, cioè noi facciamo parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sono aperti da lunedì scorso gratuitamente. E questo proprio in omaggio al nostro pubblico e anche per far fronte a un momento delicato. Affluenza già buona? Discreta, perché ovviamente siamo a febbraio e solo, certo, infrasettimanale, per cui è un momento, e secondo me le persone hanno anche perso un po' l'abitudine a visitare, ad andare in giro. Però ci fa piacere lanciare questo messaggio perché, insomma, penso, certo, che dobbiamo riprendere, insomma. Sì, assolutamente. Dobbiamo riprendere le vecchie sane abitudini, certo, certamente. Tra l'altro, per invogliare, insomma, a venire a visitare il castello, perché magari c'è anche chi non è a conoscenza di tutto quello che è legato al territorio, alla Puglia. Tra l'altro, il castello, a parte, insomma, il valore storico, architettonico e anche archeologico che ha, è legato anche a delle leggende che magari possono anche incuriosire ed attirare anche un certo tipo di pubblico, di visitatori. È venuto a trovarci non molto tempo, oramai sì, forse un annetto fa, a Linea Verde, e anche loro erano molto interessati alla leggenda di Biancalancia, certo, e quindi alla storia che ha visto vivere il castello di questi episodi. Prima però una brevissima considerazione su un fatto che molti sottovalutano, e soprattutto i gioiesi stessi. Gioia del Colle, pur non essendo un centro grandissimo, ha un'offerta culturale straordinaria. All'interno del castello, che è un castello federiciano, che ha già chiara la sua connotazione di presidio militare, insieme, certo, alla nascita della città di Gioia, laddove castelli più importanti ancora non sono chiare bene le funzioni. È un castello in cui Federico II ha soggiornato per certo, abbiamo un carteggio del 1222 fatto da Gioia, quindi Federico di sicuro c'è stato. Biancalancia la veniva a trovare, insomma, diciamo, che era l'amante, quindi insomma. All'interno c'è un museo archeologico nazionale che custodisce i reperti che vengono dagli scavi del parco archeologico, che è quello di Monte Sannace, che è il più grande della Puglia. Mi fa piacere parlarne perché è un parco poco conosciuto, ma è una sorpresa, anzi invito chi ancora non ci fosse venuto a venire, perché è veramente una sorpresa dal punto di vista archeologico e da quello naturalistico. Qui a Gioia c'è l'unico insediamento indigeno, i nostri antenati si chiamavano Peucezzi, che sono una sottotribù degli Iapici che abitavano tutta la Puglia, dal Gargano a Santa Maria di Leuca. E poi con il contatto con i greci, che in Puglia ci sono solo a Taranto, Taranto è l'unica colonia greca spartana, hanno cambiato le loro abitudini e si sono trasformati in Messapi nel Salento, Peucezzi, certo, da noi, e Dauni nel Foggiano. Qui c'è un insediamento peucezio ancora integro, perché non è al di sotto di Gioia come spesso accade, non c'è un centro moderno sopra, quindi si può leggere lo sviluppo urbanistico, mm-hmm, di una città indigena tra il VI e il III secolo avanti, con le mura, le tombe, le case. È un documento più unico che raro, e siccome molto abbiamo lavorato anche su questo, anche su fornire un percorso di visita. Tutto quello, mi scusi dottore, quello è stato trovato lì a Monte Sannace è adesso nel Museo Archeologico Nazionale del Castello, quindi visitando il castello vedi quello che si vede, anche un Museo Archeologico Nazionale con tutti i reperti anche della vita quotidiana. Il museo non è grandissimo, ma è fatto secondo me molto bene, perché non è organizzato cronologicamente come quasi tutti i musei, che è un approccio un po' più scientifico, ma è tematico, quindi c'è il tema della famiglia, dei guerrieri. E per esempio sentivo parlare prima delle mozzarelle, dei riconoscimenti, questa è una zona con questa vocazione. Beh, se venite al museo potrete vedere che la lavorazione e la trasformazione dei formaggi è un'attività
che già dal IV avanti Cristo, e abbiamo delle testimonianze, cioè abbiamo dei vasi filtro, quindi ci sono degli attrezzi che venivano utilizzati per queste lavorazioni che potrete vedere venendo al castello. Poi c'è la bellissima sala del trono, sala del Gineceo, insomma, esatto, ci sono, c'è anche la prigione, e poi la prigione tornando domanda, a Biancalancia, esatto, insomma, ecco. C'è anche la prigione, ma i lamenti si sentono e abbiamo, io questo filone tendo a non percorrerlo, che è così scientifico, però ci sono alcune fonti che non divulghiamo, insomma, che... interessanti. E tornando invece alla narrazione, è un altro elemento importante, perché come molti in questo lo sanno, molti, Biancalancia, che tra l'altro Biancalancia, ricordiamoci, è la mamma di Costanza e di Manfredi. Certo, forse anche di Violante. È una figura importante. Pare che sia stata, di cui Federico era follemente innamorato, voi sapete che i matrimoni prima erano matrimoni di interesse, quindi poi spesso si trovava altrove un altro tipo di soddisfazione, di gratificazione sentimentale e affettiva. Quindi Biancalancia era al castello di Gioia del Colle e pare che fu imprigionata nelle segrete tuttora visibili del castello, perché il sovrano di adulterio. Di adulterio. Cioè, era bellissima, quindi insomma lui era sempre in giro per il mondo, quindi l'amante. Poi è diventata moglie in punto di morte. Insomma. In articolo morte. La sposata. Alla fine è stato bravo. Esatto, ma soprattutto per la discendenza, se no Manfredi difficilmente sarebbe potuto diventare. Infatti. Però la cosa interessante è anche che a Gioia si narra che appunto una volta partorito Manfredi, questo neonato recasse una voglia sulla spalla, quindi un segno inequivocabile della paternità, e lei per sdegno pare che si sia recisa il cioè di seni e insieme a Nascituro li abbia fatti consegnare all'imperatore. E se venite alle prigioni, questo forse lo sanno un po' in meno, su uno dei blocchi sono ancora scolpiti due seni di Biancalancia. Quindi chi verrà potrà venire e vedere questo particolare dettaglio. Diciamolo, chi viene qui al Castello di Gioia si immerge in qualche secolo addietro, 1200 e così via, e rivive le atmosfere federiciane, questa bellissima narrazione che uno scienziato però ha fatto ugualmente di Biancalancia. E poi si immerge anche in una realtà molto precedente, che dal 9-8 avanti Cristo, perché c'è il museo. Quindi è un viaggio nella storia straordinariamente completo. Va fatto. Assolutamente. Grazie, dottor Galeano. Io solo un'altra curiosità. Prego. Ma per farlo come bisogna fare? Bisogna prenotare oppure... Adesso c'è un modo di prenotazione facilissimo. Attraverso l'app Io Prenoto, che tutti possono scaricare, ci si può prenotare e visitare all'orario che più si desidera tutti i siti della Puglia. Ed è un'applicazione che funziona tramite Google Maps, per cui uno può arrivare nei siti e pianificarsi, anche se viene da fuori, un viaggio con tutte le tappe, perché i musei sono organizzati in prossimità, per prossimità, per cui dovunque tu sei ti indica i musei più vicini e li ordina in base alla distanza. Per cui è un sistema molto semplice e davvero vi aspettiamo. Bene. Sinceramente. Pila, pui, pila, pui, pi, pi.